A avere 20 anni in Italia, sì, avere 20 anni in Italia è il titolo di un servizio giornalistico pubblicato dal blog site La 27ª ora è un blog site del Corriere della Sera. Il titolo è tanto bello. Il titolo è per l'appunto Avere 20 anni in Italia. Io questa notizia ve la metto come link riassunto di questo video. E ripeto, è tanto bello il titolo, eh. Voi sapete bene che la carta stampata, i blog, le televisioni sono dei contenitori e devono venire riempiti da contenuti, anche se si tratta, scusate il termine, di cazzate, i contenitori vanno riempiti di contenuti e a un certo punto uno non li trova più i contenuti, capito? Non li trova più, magari se li inventa i contenuti. Avere 20 anni in Italia, avere 20 anni in Italia, beh, per sapere che cosa voglio dire davvero avere 20 anni in Italia, ma 20 anni in Europa, 20 anni in tutto il mondo, e più che basarsi sul blog site La 27ª ora, ci si deve basare su questa opera storico-mitologica, La Stirpe del Serpente. E che cosa vuol dire avere 20 anni in Italia, avere 20 anni in Europa, avere 20 anni in Occidente, avere 20 anni in tutto il mondo? Che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire che uno si deve guadagnare il pane con il sudore della fronte. Con il sudore della fronte. Perché è questa la realtà, il patriarcato, capito? E per chi non sapesse che cos'è il patriarcato, e lo può sapere leggendo questa opera storico-mitologica, il patriarcato arriva dopo il matriarcato. Il matriarcato non c'era la proprietà privata, per cui tu non ti dovevi guadagnare il pane col sudore della tua fronte, capito? Non c'erano le passioni, la passione per la ricchezza, la passione per la carriera. C'erano i sentimenti. Ti potevi accontentare di poco, in ogni caso non eri proprietario di nulla, perché tutti possedevano tutto. Poi in patriarcato arriva la proprietà privata, per cui quando i tuoi genitori ti mettono al mondo, vale quello che disse il grande filosofo Arthur Schopenhauer, il quale grande filosofo Arthur Schopenhauer disse che quando mamma e papà mettono al mondo un bimbo, staccano una cambiale che poi deve essere il bimbo a pagare vivendo per tutta la vita. Questo diceva il grande Arthur Schopenhauer. Allora, caro blog site 27ª ora, io Serafino Massoni, ormai sono 20 anni che lo vado spiegando sul web, che cosa vuol dire avere 20 anni, essere giovani in Italia, in Europa, nel fondo, nel mondo, nel fondo. E vuol dire che uno si deve adattare a guadagnarsi il pane col sudore della fronte, perché c'è la grande condanna biblica che arriva in patriarcato, e dice, siccome venne compiuto quel peccato di disubbidienza, il Signore maledì Adamo ed Eva e disse ad Adamo: tu Adamo, d'ora in poi ti guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, e così tutti i tuoi discendenti. E tu Eva partorirai col dolore, e così tutte le tue discendenti. Ecco, caro blog, La 27ª ora, cosa vuol dire avere 20 anni in Italia o in Europa nel fondo, caro blog La 27ª ora, il sudore della fronte. E pensare che nessun giovane ha mai chiesto ai propri genitori di venir messo al mondo, e per cui per evitare il rancore giovanile contro mamma e papà c'è il famoso comandamento che dice: onora al padre e alla madre, onora al padre e alla madre, 27ª ora, 27ª ora, che io ti voglio tanto bene, 27ª ora. A te, ah, 27ª ora, mi raccomando, deciditi a recensire
questa mia opera storico-mitologica, cara 27esima ora, a te 27esima ora e a tutti voi tanti cari saluti dalla